Lei ha qualcosa sulla guancia. Vorrei un papa che aprisse il matrimonio dei preti. Vorrei che celebrasse le mie nozze con Luisa. Sono sicuro che gli piacerebbe. A chi non piace una donna baciata dalla grazia e dal calore umano? Vorrei uscire dalla clandestinità, una condizione che ha fatto di me un uomo squallido, ansioso e miserabile. Io vorrei un papa come me. Vorrei un papa che provasse tenerezza per gli omosessuali, che sorridesse con affetto e dicesse: l'omosessualità, fate come desiderate, fratelli. Ho altre cose a cui pensare. Io vorrei un papa con le braccia spalancate, che quando dice vogliamoci bene gli uni con gli altri, lo dice proprio a tutti. Vorrei un papa che credesse un po' meno in Dio e un po' più in me, perché vorrei un papa che credesse al diritto di essere presuntuosi. Vorrei un papa che somigliasse a mio padre, che non ho mai conosciuto. Vorrei che il nuovo papa mi indicasse il mio posto nel mondo e che mi inchiodasse lì, con gli stessi chiodi che usarono per la croce di Cristo. Vorrei un papa senza pietà, un papa che cacciasse i liberali, i pedofili, gli omosessuali, gli approfittatori, gli infedeli. Un papa che dicesse: basta, ora ci occuperemo solo di due cose, di Dio e della povertà. Per me, Santo Padre, sono la stessa cosa. Vorrei un papa che mi ponesse una mano sulla testa e mi dicesse: ti perdono per tutto ciò che hai commesso a quelle anime innocenti. Ricominciamo da capo insieme. Io ti sarò vicino senza chiederti quando e perché hai sbagliato. Vorrei un papa che salvasse tutti i bambini che abbiamo distrutto, tormentato, abbandonato. Un papa che mi mandasse dritto all'inferno. Perché, Santo Padre, io non ce la faccio più. Vorrei che il Papa fossi io, perché solo io sono in grado di capirvi.